tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video per mostrarvi i rossetti appena usciti per la primavera 2015 del brand americano Milani, che, come vuole il trend della stagione, sono dei rossetti opachi. Si tratta quindi di rossetti con un finish matte che però risultano estremamente confortevoli sulle labbra, hanno dei colori estremamente pigmentati, molto intensi e un'ottima durata. Infatti permangono sulle labbra il colore per molte ore e anche quando cominciano a svanire lo fanno in maniera uniforme ed omogenea. Per quanto riguarda ovviamente l'applicazione, considerate sempre che, trattandosi di prodotti opachi, devono essere applicati su labbra idratate ed esfoliate. Io infatti applico sempre prima un balsamo labbra o comunque il MAC Prep and Prime. I rossetti Milani sono famosi per il loro forte odore di melone e a molte farà piacere sapere che invece questi rossetti non hanno più l'odore di melone. Io forse sono una delle poche al mondo che invece apprezzava quella profumazione. Questi invece sono sicuramente vanigliati, molto simili al profumo dei rossetti MAC, anche se è meno intenso. Questi rossetti io li ho acquistati sul sito di Machillalia al prezzo di 5,20 euro l'uno e non posso fare altro che consigliarveli, perché sono dei rossetti di grandissima qualità, secondo me ad un prezzo abbastanza conveniente, sono economici. Le colorazioni, che sono entrate direttamente in gamma permanente, sono 8 in totale, e di queste 8 colorazioni io ne ho acquistate 5. I tre colori che non ho acquistato sono il Matte Innocence, che è il più chiaro della gamma, che è un nude rosato molto chiaro, che oltre ad avere sulle labbra l'effetto di un correttore, ha anche lo svantaggio di sottolineare le pellicine, quindi ho deciso di saltarlo. Gli altri due colori che non ho preso sono il Matte Passion, che invece è un rosso aranciato, e il Matte Confident, che invece è un bel rosso classico, però obiettivamente sono colori che utilizzo poco. Adesso invece vi mostro i 5 colori che ho acquistato e per ognuno di essi vi metterò vicino il colore tra i rossetti MAC matti più simile che ho trovato, sia per darvi un'idea precisa del colore e sia per fornirvi un'alternativa più economica, visto che tra i due rossetti ci sono 14 euro di differenza. Il primo colore che voglio farvi vedere è il rossetto Matte Naked, che è un bellissimo nude marroncino con una punta di malva. È un colore molto di tendenza in questo momento ed è un nude sicuramente che non fa apparire malate, è praticamente un colore che sta bene con gli smokey eye. È veramente bello, e diciamo che per questo colore tra i rossetti MAC, aspettate, prima vi faccio vedere questo. Questo è il colore. Non so se riuscite a vedere la componente malva di questo rossetto, che si vede ancora di più se lo vedete vicino al più simile dei rossetti MAC che ho trovato, che è il Velvet Teddy, che viene definito come un beige intenso. Messo vicino al Matte Naked si vede che, pur somigliandosi, il Velvet Teddy è più marroncino come colore, quindi il Naked è sicuramente un colore particolare. Poi il secondo colore è il Matte Blissful, che praticamente è un colore, un rosa baby con una punta di lilla. Il colore, prima vi faccio vedere questo, vado sempre troppo veloce, questo è il Blissful, eccolo qua, questo è il Blissful, molto bello, luminoso, primaverile, e il colore più simile tra i miei rossetti MAC è sicuramente il Pink Plaid, che infatti sul sito viene definito come un rosa con sottotono freddo, sottotono blu. Praticamente, visti vicino, come potete vedere si somigliano,
si nota che il Blissful di Milani ha una componente lilla, che invece non è presente nel Pink Plate, che è più un rosato. Poi abbiamo il Matte Diva, che invece è un fucsia luminoso in base fredda, e questo è secondo me un'ottima alternativa al Candy Yum Yum. Se vi piace il Candy Yum Yum, sicuramente vi piacerà anche questo. Eccolo qua, Matte Diva. Adesso vi mostro il Candy Yum Yum vicino, che praticamente è un po' più acceso, è un po' più fluo. Infatti sul sito MAC il Candy Yum Yum viene definito come un rosa neon. Comunque questa è davvero una valida alternativa. Invece il prossimo è sicuramente il mio preferito tra tutti gli 8 colori proposti, perché si chiama Matte Orchid, è sempre un fucsia in base fredda, però come potete vedere ha sicuramente una punta di berry, di violetto, che lo rende sicuramente più portabile sulla mia carnagione rispetto al Diva. Infatti è il colore che sto indossando oggi nel video, e ogni volta che lo indosso ricevo tanti complimenti per questo rossetto. Vi faccio vedere il Matte Orchid, questo è bellissimo, anche perché in questo periodo tutti i rossetti che compro più o meno hanno questa tonalità. Li ho acquistati in tutte le sfumature, i fucsia tendenti al violetto. Il rossetto matte più simile, che MAC più simile che ho trovato, è il Flat Out Fabulous, che conoscerete tutti quanti sicuramente, famosissimo. L'unica differenza che io riscontro è che è un colore un po' più intenso e un po' più violetto, che sul sito MAC viene definito come un prugna brillante matte. Comunque, anche questo mi sembra di poter dire che è un'ottima alternativa, sicuramente molto più economica. E l'ultimo colore che ho acquistato è anche la nuance più chiacchierata, e adesso capirete il perché, e si chiama Matte Glam. Matte Glam è un bellissimo viola. Un viola bellissimo. Se amate i viola non potete perdere questo rossetto assolutamente. Ve lo faccio vedere. Ormai il mio braccio è finito. Eccolo qua. Questo è il Milani Glam. È un viola meraviglioso, veramente. E ve lo mostro vicino al famosissimo Heroin. Ecco qua, vediamo se mi è rimasto lo spazio. Sì. Ecco qua Heroin. Come vedete, anche in questo caso il rossetto di Milani rappresenta un'ottima alternativa al rossetto MAC. Ecco qua. Vi faccio una leggera, vi ripeto leggermente è meraviglioso, vi ripeto velocemente i colori mostrati. E allora abbiamo il Milani Naked, MAC Velvet Teddy, Milani Blissful, MAC Pink Blade, Milani Diva, MAC Candy Yum Yum, Milani Milani, 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 Milani Orchid, MAC Flat Out Fabulous, Milani Glam e MAC Heroin. Detto questo, io vi ripeto, se avete la possibilità provateli, perché sono veramente degli ottimi rossetti. Io poi li vedo tutti diversi, purtroppo questo è il mio problema, quindi ho sempre il desiderio di possederli in tutte le colorazioni, in tutte le tonalità e le sfumature possibili. Detto questo, il video può finire tranquillamente qui. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video, e ci vediamo alla prossima.